Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, oggi niente custom ROM, niente flash, niente modding, ma faccio una veloce recensione di un'applicazione. Un'applicazione che ho conosciuto grazie alla ROM Revolution HD che ho in questo momento sul mio tablet, sul mio Asus TF101. È un browser internet, sto parlando del Maxton Mobile Browser. Personalmente non ho mai provato browser alternativi a quello stock e Chrome recentemente. Avevo provato in passato Dolphin Browser, ne avevo provati un po', però sinceramente hanno talmente tante cose che alla fine non mi servono a niente. Io in un browser solitamente cerco la velocità di navigazione, primo. In secondo piano, se mi sincronizza password e preferiti, meglio ancora. Da questo punto di vista, Chrome e il browser stock sono imbattibili, perché se aggiungo un preferito sul mio PC desktop, me lo ritrovo sia sul tablet che sul telefono e sono a posto. Però devo dire che questo Maxton Mobile Browser mi ha un po' sorpreso. Comincio col dire che lo trovate gratuitamente sul Play Store. Ne esistono due versioni, quella normale e quella HD. La normale è destinata a tutti i dispositivi smartphone. La HD, che è questa, è ottimizzata per i tablet con display da 10 pollici punto 1. Ora vi faccio vedere un attimino, provo ad uscire, esco, così rifaccio il login, cioè rientriamo, vedete mobile pad. Questa versione qua è dedicata alla ROM HD, alla ROM Revolution in questione. Dicevo, allora andiamo a vedere molto rapidamente le caratteristiche prima di passare un attimo alla navigazione. Dunque, abbiamo la possibilità di navigare in modalità anonima. Cliccando semplicemente qua, la cronologia non viene salvata e si passa in modalità anonima. Torniamo, la disabilitiamo. Poi abbiamo modalità notturna, molto comoda. Praticamente c'è la possibilità di decidere quale sia la luminosità in modalità notturna. Si può mettere a zero, si può mettere al massimo, si può decidere una luminosità intermedia o comunque la luminosità che più ci piace, e scegliere che non ci venga mai più chiesto. Lo alziamo un po'. Ok, regola. In questo modo, tutte le volte che io passerò dalla modalità giorno alla modalità notte, lui si regolerà di conseguenza in base alla mia scelta passata. Diventa tutto scuro in modo da non dar fastidio agli occhi. Anche questo mi piace molto. Io lo uso spesso la sera sul letto e la luce intensa mi dà parecchio fastidio agli occhi. Andiamo avanti. Scaricati, ovviamente, è il solito elenco della gestione download. In questo caso non c'è niente perché di recente non ho scaricato niente. Come vedete, anche la finestra pop-up che compare in mezzo e va via con l'animazione molto carina. Cronologia, ovviamente abbiamo la possibilità di vedere e gestire molto semplicemente la cronologia. AD1 abbiamo la possibilità di aggiungere, non ce ne sono tantissimi, sinceramente è una cosa che non ho molta passione per gli AD1 dei browser. Anche in Chrome su desktop ne uso 3 o 4, niente più, quindi non mi sono neppure interessato più di tanto se c'è la possibilità di aggiungere. In questo caso abbiamo RSS Reader, bookmark backup, che serve per fare il backup dei nostri preferiti, il task manager, web snapshot, che è la comoda applicazione che ci permette di fare lo screen della pagina web che stiamo visualizzando in quel momento e di salvarlo sull'SD, e un file manager che ci permette di copiare e incollare i file. Andiamo avanti. Abbiamo il controllo degli aggiornamenti, in questo caso mi dice che è aggiornata. Abbiamo la possibilità di inviare feedback e di uscire, o abbiamo le opzioni che solitamente diciamo che sono portato di solito a lasciarlo molto stock, non mi addentro mai molto nelle impostazioni. Comunque le andiamo a vedere insieme. Visualizzazione pagina: abbiamo la possibilità di scegliere il formato del testo, minuscolo, piccolo, normale, grande o extra grande. Abbiamo la possibilità di decidere la codifica del testo: Unicode, Latin, GBK, Chinese, Japanese e via discorrendo. Abbiamo la possibilità di scegliere se caricare o non caricare le immagini. Se decidiamo di non caricarlo, ovviamente la navigazione sarà molto più veloce, però perde poi un po' il senso della navigazione. Abbiamo la possibilità di impostare lo zoom, lontano, medio o chiuso. Abbiamo la possibilità di decidere
come far ruotare lo schermo, si adatta o si può tenere soltanto l'escape o soltanto il portrait. Abbiamo la possibilità di attivare i controlli zoom, che poi andremo a vedere cosa sono i controlli aggiuntivi, e abbiamo la possibilità di gestire l'aspetto del link. Possiamo mettere nascondere la sottolineatura normale o mostrare la sottolineatura. Andiamo avanti, impostazioni browser. Oh, chiedo scusa. Abbiamo il flash, cioè l'utilizzo del flash player, che in questo caso si può usare. Abbiamo manuale, sempre spento o sempre acceso. Manuale praticamente è su richiesta. Abbiamo il quick back, che non l'ho ancora provato, quindi non ho ben chiaro ancora come funziona. Abbiamo la possibilità di impostare e di gestire delle gesture, che poi andremo a vedere come si fa. Abbiamo la possibilità di disabilitarle o di abilitare le gesture senza scia gialla. Con la scia gialla, praticamente, quando si esegue la gesture viene disegnata sul desktop, scusate, sul display. Abbiamo la possibilità di impostare come predefinito la modalità schermo intero, molto bella, che adesso andiamo a vedere anche quella. La possibilità di aprire un nuovo link direttamente in un'altra scheda, la possibilità di avere la panoramica delle pagine aperte e lo schermo sempre alla massima luminosità. Andiamo avanti, impostazioni avanzate. Abbiamo un page predefinita, il percorso dove vogliamo che vengano salvati i nostri download, come devono essere sincronizzati i preferiti. Adesso andremo a vedere come si fa e in che modo funzionano. Il modo in cui devono essere visualizzate le pagine: Android, desktop, iPhone, iPad e nessuna. Abbiamo la possibilità di non mostrare la finestra di conferma quando si esce direttamente dal browser, quindi non ci dà la possibilità neanche di scegliere se cancellare la cronologia oppure no. Finestra modalità notte, attiva JavaScript, controllo automatico della versione più recente e vabbè. Utilizza BBEP, che sinceramente praticamente invia in forma anonima i dati sull'utilizzo del browser. Abbiamo la possibilità di ritornare di rimpostarlo tutto in maniera predefinita. Abbiamo la possibilità di impostare questo come browser predefinito direttamente cliccando qua sopra. E le impostazioni le abbiamo viste tutte. Ora andiamolo a vedere un pochettino più nel dettaglio, sempre in maniera molto rapida. Dunque, passiamo a una pagina, proviamo a dare una pagina a caso. Andiamo sul sito della Repubblica, che è sempre molto rognoso. Vediamo, tanto così vediamo la navigazione. Ovviamente siamo sotto rete wifi ADSL, che però a casa mia, chi mi segue, chi segue le mie recensioni, sa che non è sempre il massimo. Dunque, aspettate, vado a chiudere gli altri tab. Allora, dunque, cominciamo a vedere qualcosa di un po' più particolare. Intanto vediamo un pochettino la fluidità. Vedete, è abbastanza fluido, non ha grossi impuntamenti, tende a smorzare lo slide quando si manda. Quando si fa lo scorrimento viene smorzato, non viene stoppato, non viene lasciato andare violentemente. Pinch to zoom, decisamente preciso. Vedete, in tutti i modi lo si scrolli, comunque funziona molto bene. Ci metto un attimo poi a ricaricare lo sfondo, però come vedete la cosa che mi piace abbastanza è che quello che ci interessa leggere si legge subito. Sta un attimo a ricaricare poi le immagini e quello che c'è poi tutto intorno. Dicevamo, particolarità, come potete vedere, nel momento in cui io vado a toccare lo schermo, adesso forse non si riesce a vedere bene, sì, compaiono sotto dei tasti trasparenti che poi vanno a scomparire. Allora, questi tasti trasparenti qua sono veramente molto comodi. Perché? Allora, abbiamo ricarica pagina e vabbè. E mi direte che serve, ce l'ho già qua sopra, ma a me averlo lì sinceramente non mi dispiace. Abbiamo la possibilità di mostrarmi, di vedere un'anteprima delle finestre aperte. Ce l'abbiamo anche sopra, ma la vediamo anche sotto. Questo per un motivo molto semplice che vi mostro tra poco. Qui abbiamo il tastino indietro. Il tastino indietro è un tastino piuttosto particolare, perché va indietro, ma va indietro a una velocità veramente impressionante. Come vedete, è come se non ricaricasse le pagine. Praticamente, proviamo ad andare su un'altra pagina.
Praticamente è come se tenesse in memoria la pagina precedentemente caricata ed è come se ci facesse fare uno slide tra, chiedo scusa, era un po' storto, me ne sono accorto adesso, uno slide tra i vari tab. Andiamo a vedere, guardate, tac, indietro, indietro, indietro. Il tab, come vedete lassù in cima, è sempre lo stesso, però si passa molto rapidamente tra la pagina caricata precedentemente e quella a cui siamo adesso, con una semplicità assolutamente estrema. Devo dire, molto bello questo sistema qua, mi piace un sacco. Dicevo, la possibilità di vedere lo schermo intero, basta cliccare su questo altro tastino qua nell'angolo a destra, sempre in semi trasparenza. Così siamo a schermo intero, come potete vedere, come navigazione mi piace molto, è una cosa che apprezzo. In più ci aggiungiamo il fatto che i tab non ci servono, perché possiamo navigare tra una pagina e l'altra semplicemente cliccando sulla semitrasparenza e vedendo le anteprime. E se non basta, non dobbiamo fare altro che passare, adesso sto schiacciando a caso, passare qua e utilizzare un tab solo passando da una pagina all'altra in maniera molto molto veloce. E devo dire che queste qua sono tra le funzioni che mi piacciono di più in assoluto. La modalità schermo intero mi piace veramente un sacco, come anche la funzione avanti e indietro, che come avete potuto vedere è molto ma molto immediata. Abbiamo la possibilità di creare un nostro account, come potete vedere, registrandosi gratuitamente, e tramite questo account abbiamo la possibilità di sincronizzare i nostri preferiti. Così, qualsiasi altro dispositivo installeremo questo browser, abbiamo la possibilità di caricare i nostri preferiti. Adesso io sono uscito, vedete, ha tolto la mia icona. Rientriamo, perfetto, e siamo tornati, è tornata la mia icona e in questo momento si sta sincronizzando. Come detto, trovate tutto sul Play Store, metterò anche i link in fondo all'articolo per essere più comodo e per trovarlo più facilmente. Per il momento, cari amici di androidblog.it, è tutto. Per qualsiasi domanda, come sempre, sono a vostra completa disposizione. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.